Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come Belen Rodriguez di nuovo al centro della bufera. Nessuna pietà per la showgirl. L'accusano di non avere rispetto. I commenti su di lei sono veramente terribili. C'è tanta poca empatia in giro ormai. Mentre c'è tanta voglia di criticare e attaccare gli altri. Di non avere rispetto. È di questo che viene accusata per la maggiore. La showgirl, Belen Rodriguez, la quale è al centro della bufera. Non c'è veramente nessuna pietà per lei. Gli hater sul suo profilo crescono, come funghi, sono ovunque. Cosa ci trovano di bello le persone ad attaccare la vita altrui? Probabilmente non lo capirò mai. In quanto con che diritto pensiamo di poter commentare su decisioni prese da persone che non conosciamo neanche? Belen Rodriguez lo sa bene. Ha ricevuto probabilmente più critiche da perfetti estranei, piuttosto che dai suoi familiari. Cos'è che spinge queste persone ad odiare così tanto? Cerchiamo di capire precisamente cosa sta succedendo. Belen Rodriguez a processo. Belen Rodriguez, da quello che possiamo capire, nonostante ancora non ci sia stata nessuna conferma o smentita dai diretti interessati, avrebbe rotto definitivamente con Stefano De Martino. Diciamo che un'immagine probabilmente vale più di mille parole, in quanto la conduttrice argentina è stata paparazzata ad una festa di famiglia, insieme a quello che ha tutta l'aria di essere la sua nuova fiamma, tale Elio Lorenzoni. Secondo l'esperta di gossip, Deianira Marzano, De Martino avrebbe preso malissimo questo tradimento nei suoi confronti, non solo dalla sua ex moglie, se possiamo già dirlo, ma anche da tutta la famiglia Rodriguez, i quali continuano comunque a seguirlo sui social. Ecco cosa ha dichiarato la Marzano. Dicono che De Martino l'ha presa male e si è sentito tradito dalla famiglia di Belen. Tutti ancora si seguono. La famiglia di lei segue lui e viceversa. Ci manca pure che gli levano il segui per come si sono comportati, accettando il tizio alla festa. Belen Rodriguez ha pubblicato un carousel su Instagram, nel quale si possono vedere degli arredi di quello che ha tutta l'aria di un rifugio segreto in campagna. Dopo aver visionato questa slideshow, i follower si sono scatenati con commenti al veleno, senza riservare nessuna pietà verso la showgirl. Tra i tanti, ma come fai? Un po' di rispetto. La Rodriguez è di nuovo nella bufera per una sua scelta personale che in realtà dovrebbe rimanere tale. Sicuramente di quello che Belen e Stefano De Martino decidono della loro vita privata, dovrebbe rimanere affare loro. C'è chi inveisce contro la conduttrice, accusandola di non vergognarsi per niente per la scelta fatta, altri che si permettono addirittura di parlare dei suoi figli. Insomma, rispetto zero. Per una famiglia che probabilmente sta affrontando il dispiacere di un matrimonio fallito per l'ennesima volta. Cosa sia successo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non c'è ancora dato saperlo. Quel che è certo è che la frecciata social pubblicata da Cecilia non fa altro che aumentare l'attenzione dei follower. Ho fatto crescere il tuo cuore quando hai perdonato colui che non ti ha mai chiesto di perdonare. Il consiglio del giorno. Ad ogni modo, almeno per il momento pare quindi che Belen si sia isolata in campagna presumibilmente con la piccola Luna Marie, mentre De Martino e Santiago sono volati a Disneyland Paris, pur di evitare l'assalto di fan e giornalisti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.